Siamo qua per presentarvi un mio progetto che nasce da una piccola passione che ho da tempo, che è quello di trovare oggetti da ritrovare all'interno di qualcosa d'altro. E più semplicemente faccio un esempio delle sculture di sabbia. Al mare si fanno delle grosse montagne, da questa montagna si ricava qualcosa d'altro. Ovviamente al mare si ha tutti quanti in costume da bagno, quindi con facilità si riesce a prendere, a fare tutti in questione la stampa del caso, e poi disfarla, perché ovviamente arriva al mare e sarà un po' più. In alternativa si può trovare a casa una cosa similare, nel senso, si può trovare un piccolo hobby che porta via poco spazio e tempo che uno preferisce dedicarci. In particolare ho trovato un prodottino che si trova all'interno di questo frutto, che è un frutto tropicale che conoscete tutti quanti, che si chiama avocado, che è buonissimo da mangiare. Oltretutto non vi sto a decantare le qualità di questo frutto, no? Ovviamente si mangia anche, la maggior parte di voi lo conoscano, è un frutto che nasce in America meridionale, basta cambiare il frutto. Si mangia crudo con mozzarella, pomodoro, un po' di sale, all'interno di questo frutto potrete trovare un seme. Il seme di avocado è quello che vi permetterà di fare questo oggettino che io vi sto adesso consigliando di provare a fare. Allora, sono dei semi che sono di misure che vanno da 5 metri fino ad arrivare a 3 cm e mezzo circa, che da freschi sono molto variabili e quindi facili da utilizzare. Niente, praticamente questi oggettini qua, questi semi, vi consentiranno di fare dei piccoli oggettini, tipo questo è il primo che feci all'epoca, questi qua, poi vi farò vedere bene di cosa si tratta, o altre cose magari un po' più complesse, che potrebbero essere uno pseudo gatto o, che ne so, una mascherina di questo genere, ok? Adesso vi farò vedere come apro il nostro avocado e come poi si svilupperà questa cosa. Allora, innanzitutto questo hobby può andare bene per persone che vanno dai 14 anni, immagino io, fino ad arrivare ai 99 anni. Basta avere un minimo di manualità e un minimo di attenzione nell'utilizzare degli oggetti. In particolare io utilizzo un coltello, questi qua che tagliano parecchio, però se ne possono prendere anche i coltelli che non tagliano così tanto. E in particolare invece una cosa fondamentale, a mio parere, è avere uno scovolino, un graffietto, un qualcosa che possa graffiare e tagliuzzare. Ho trovato in cartoleria, guardate, questa piccola lancetta in metallo, è posizionata ed è lunga circa 2 cm e mezzo. Questa è una bacchettina cinese, l'ho fatto un taglio, l'ho inserita dentro e l'ho legato. Questo è un ottimo sistema per riuscire a lavorare il nostro avocado. Alla fine gli ho fatto una specie di cacciavitino di legno che mi consentirà di dare pulizia e di lavorare all'interno degli intarsi che faremo. Bene, allora, posizioniamo questo. Innanzitutto posizionate il pollice, così evitate di farvi male, e iniziate a tagliare delicatamente il frutto. Sentirete, questo è molto maturo, sentirete sotto il nocciolo che fa resistenza in questo caso. Okay. Si prende, si gira, eccolo qua, effettivamente è maturo. Questo è il nostro nocciolo, vedete? Ecco, viene via facilmente. Basta riprendere, porca miseria, aspetta. Non ho resistito. Ho fatto una specie di guacamole con quello che è l'avocado, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olettino d'oliva, ed è lì pronto per me dopo. Allora, questo è il seme, è un bel seme. Ok, già questo è un seme interessante perché ha già una bella misura e da qua possono venire fuori delle belle cosine. Allora, come vedete,
vedete il seme, da una parte è bianco, dall'altra parte è ricoperto da questa pellicina. Quello che dobbiamo fare è togliere questa pellicina. Allora, se si secca il seme, ok, diventa più semplice toglierlo, perché questa pellicina qua si secca, basta muoverla e si disfa completamente, altrimenti basta toglierla in questa maniera. Il seme, adesso, una volta che è preparato, si può fare una cosa: o si inizia subito a lavorare, oppure con calma si può prendere e mettere dentro ad una bacinella con dentro dell'acqua. Quindi, se volete utilizzarlo tra la settimana o due settimane, lo troverete sempre uguale, quindi è una bella cosa, non avete fretta, non dovete avere fretta, è un hobby. Allora, adesso, in particolare questo, vedete che ha un sedere, questa è la parte bassa, no? Questa qua, e poi ha una specie di cicatrice che prosegue su tutta la direzione. Allora, noi dobbiamo dividere queste due metà. Normalmente lo si trova un po' più, diciamo, simmetrico come taglio. Adesso tende più da una parte che dall'altra, ma non è un problema, diventa anche una cosa interessante. In questo caso è sufficiente fare questo. Prendiamo la lama, la posizioniamo nella metà, entriamo un po' e facciamo appena appena leva, finché non sentiamo un tac. Normalmente è più semplice, nel caso giriamo, sembra tosto, è più semplice. Comunque va a sentire un tac, vuol dire che nel mezzo c'è una specie di pistolino col quale si gemella praticamente l'altra metà. Una volta spaccato quello, il seme tende proprio a staccarsi, è completamente collegato, ma si stacca molto facilmente, come se fosse magnetizzato, no? Ecco, attacco, avete sentito? Questo è il pisellino, praticamente, che è quello che praticamente unisce le due metà. Poi per il resto sono proprio gemellate in maniera perfetta e coincidono in maniera, ok? Adesso decidiamo di lavorare, ad esempio, soltanto questa metà. Questa possiamo metterla da parte, che la metterò dentro un contenitore dell'acqua. Adesso, il consiglio è quello di sedervi, prendervi un attimo di tempo, perché ovviamente essendo un hobby dovete avere un minimo di concentrazione. La cosa bella di questo genere di hobby è che vi occupa comunque poco spazio e il tempo che voi dedicate, nel senso che se dovesse succedere che la moglie e la ragazza vi chiamano, in un attimo voi potete raccogliere tutto quanto, metterlo in un contenitore. Questo è il mio contenitore, c'è dentro un po' di tutto, ma è sufficiente proprio avere una scatoletta, posizionato tutto quanto e poi non ci sono, quindi vi occupa anche poco tempo e poco spazio. La prima metà che abbiamo